La doppietta di Gianluca Pesci, il gol su calcio di rigore di Manuel Cosentino ed il poker firmato da Francesco Baeli regalano ai vigili urbani classe 98 la vittoria per 4-0 in casa contro l'Aurelio. Pronti via e subito vigili urbani in vantaggio. Il gol arriva infatti al primo minuto a metterlo a segno l'esterno Gianluca Pesce, che controlla e di sinistro entra in area di rigore e batte l'estremo difensore ospite D'Angelo per il gol che vale momentaneo 1-0. Risponde l'Aurelio al decimo, tiro dalla distanza di Ceric, palla che però termina alta sopra la traversa. L'Aurelio si rifà vedere al minuto numero 14, indecisione da parte di D'Angelo, non ne approfitta però Cosentino. Ancora Vigili Urbani in possesso di palla, qui grande numero di Baeli a centro area, poi D'Angelo esce sui piedi dell'attaccante dei Vigili Urbani che non può concludere a rete. L'Aurelio si fa ancora vedere con Seric, qui ancora tiro dalla distanza con la palla che termina a lato della porta difesa da Bucci. Poi i vigili urbani al minuto numero 24 trovano il raddoppio. È sempre il numero 7 Gianluca Pesce, il più lesto di tutti ad anticipare il suo diretto avversario ed a siglare il gol del 2-0 con cui i vigili urbani conducono alla metà del primo tempo. Passano soli 2 minuti ed i vigili urbani trovano anche la terza marcatura su un tentativo di tiro da parte di Cosentino. Ravvisato un fallo di mano in area di rigore per l'arbitro, è tiro dagli 11 metri. Per il fallo di Lorenzo Tamagnini si incarica della battuta lo stesso Cosentino che senza problemi mette in rete il gol del 3-0 con cui i vigili urbani conducono al 27° minuto del primo tempo. Allo scadere del primo tempo ci prova ancora l'Aurelio con Seric, grande risposta qui di Bucci che devia in calcio d'angolo e nega il gol della bandiera alla formazione ospite. L'Aurelio ad inizio ripresa entra in campo con un altro piglio rispetto a quanto visto nel primo tempo. Dopo una prima occasione, qui si fa ancora vedere l'Aurelio sui sviluppi di un corner, poi in contropiede arriva il quarto gol dei Vigili Urbani. Cosentino si fa spazio e tira in porta, D'Angelo respinge, ma il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone è Baeli che salta un avversario e di destro mette in rete il gol che vale il 4-0 nei confronti dell'Aurelio. Lo mette a segno Francesco Baeli al decimo minuto del secondo tempo. Da qui in avanti l'Aurelio prova a rendere meno pesante il passivo, c'è una traversa col piede della formazione allenata da mister Girini con la sfera che poi torna in campo. Ancora i vigili urbani si rendono però pericolosi in contropiede. Qui il tentativo di conclusione da parte di Riccardo Persia che poi si lascia andare a qualche parola di troppo. Il direttore di gara non fa sconti, lo manda anzitempo sotto la doccia. Questa è l'ultima emozione dell'incontro prima del triplice fischio che sancisce la vittoria per 4-0 dei vigili urbani nei confronti di Aurelio. Formazione di Piglionica che conquista quindi i primi 3 punti in campionato dopo la sconfitta dell'esordio in casa della nuova Tor Tre Teste.